Allora ragazzi, questi sono i pendolini. In realtà sono in commercio, già l'abbiamo messo sul sito da diversi mesi. Parliamo di fine maggio, inizio giugno. In ogni caso li trovate anche loro sul sito surfcastingloioni, www.surfcastingloioni.it, nella sezione segnalatore da boccata, come l'asta segnalatore da boccata, come gli Starlight e come tutto quel tipo di prodotto. Cosa importante di questa tipologia di prodotto? Sempre realizzato in plastica riciclata, quindi a zero impatto ambientale, con gli sganci totalmente in acciaio inox, quindi un prodotto indistruttibile ragazzi, in quanto non fa ruggine e non si può rompere. Come potete vedere, non è fatto di una plastica che si può piegare e spaccare. Detto questo, lui è un segnalatore che io lo consiglio e lo utilizzo anche a mare mosso, in quanto è un segnalatore meno sensibile dell'astino, nel senso che scegliete voi la sensibilità, avendo la possibilità ragazzi di tararlo a vostro piacimento con le grammature, con i piombi che avete nel cassone. In questo caso io ragazzi avevo una palla da 50 grammi con il long tail, ma va benissimo anche uno giva, uno spike, non è importanza, un qualsiasi piombo con l'asola. E se non ha l'asola, che è scorrevole, gli mettete un pezzo di nylon e lo agganciate. Quindi qualsiasi piombo che avete nel cassone lo potete utilizzare. In questo momento come funziona questa tipologia? In automatica dobbiamo prendere il filo dal primo anello. Dov'è? Prendete il filo dal primo anello, ovviamente io già l'ho fatto perché sennò perdevamo tempo. Dopodiché, l'abbiamo preso, andiamo ad agganciarlo molto semplicemente. Eccolo qui. Ora ovviamente a mare calmo calmo lo potete lasciare anche così, o magari lo riempite di sabbia durante il giorno. A mare mosso, magari tarando in maniera più pesantina, perché fate conto che lui pesa già 15 grammi, ci vado a mettere un piombo da 50 grammi. Così sono 65 grammi di piombo. Ovviamente ragazzi lui lo potete tarare anche a 200 grammi, basta mettere un piombo da 200 grammi e l'avete tarato. 150, 120, non è un limite, né minimo né massimo, ve lo gestite voi al 100%. E questa è la cosa bella, totalmente personalizzabile. In questo momento cosa fate? Voi ritrovate in una situazione in cui avete il pendolino, voi magari ve lo mettete altezza mulinello, così facendo quando il pesce mangia, o sale nel momento in cui è un pesce che tirerà, con serra eccetera, o scende nel momento in cui sarà un pesce che viene verso di voi. La cosa bella è che lui è utilizzabile anche in notturna. Perché vi dico questo? Perché il segnalatore ha uno studio dove questa tipologia di plastica leggermente opaca amplificherà la luce del nostro Starlight elettronico, quindi in questo caso i Bellatrix, che sono gli Starlight a LED che trovate sempre sul sito. Ovviamente lui non è venduto insieme, lui è venduto separatamente, poi potete andare a acquistare separatamente anche lo Starlight. Può essere utilizzato anche con gli Starlight chimici, ovviamente farà un po' meno luce, questo è normale, ma vi assicuro che amplifica, che è una meraviglia, è stato studiato proprio appositamente. In ogni caso, per inserire lo Starlight, lui ha due fori per lo scolo dell'acqua, perché in caso che ci troviamo sotto la pioggia, l'acqua entra e l'acqua esce, quindi non c'è il rischio che si ristagni o aumenti e diminuisca il peso. È fatto in realtà anche per lavarlo, viene sporcato con le mani, vi cade nella sabbia, lo mettete un attimo nel lavello di casa, l'acqua trena e lo mettete subito a posto. In ogni caso, ora vi faccio vedere come inserire lo Starlight al suo interno. Ecco qui il nostro Starlight, ragazzi. Questo è un classico Starlight da 5 cm. Potete utilizzare anche quelli più grandi, che sono massimamente 6 cm, 10 cm, e sono quelli chimici normali. Io consiglio loro in quanto sono piccoli, ricaricabili e facili di utilizzo. Cosa farete voi? Svitate il tappo, eccolo qui. Quindi avete fatto questo procedimento. Vi ritrovate il segnalatore vuoto al suo interno. Prendete il vostro Starlight e lo inserite con la parte alta verso l'alto. Fatto ragazzi, lo avvitate. Cosa importante, la filettatura è fatta con un passo larghissimo ragazzi, così facendo non abbiamo difficoltà di utilizzo con guanti, mani sporche, mani bagnate. La parte superiore è totalmente zighinata, quindi quando noi andremo a fare la rotazione con le mani non c'è il rischio che mi scivola sia per sganciarlo che per chiuderlo, perché è fatta apposta, cioè ha il grip, dopo la sensazione di grip. Altra cosa importante, in questa maniera possibilmente adesso o qui, vediamo dove, metto la foto del segnalatore di notte, acceso con tutto, ma sui vari social, TikTok, Facebook, Instagram, comunque ho messo i micro video dove vi faccio vedere quanta luce mettono accesi. Ragazzi, potete mettere le canne pure a 80 metri, voi vedrete tutto questo, ovviamente in prospettiva più lunga, più piccolo, ma totalmente una luce accesa. Perché ovviamente se già lo Starlight elettronico fa tanta luce sulla cima, immaginate messo qui dentro che viene amplificato del 100%. Comunque, come vi stavo dicendo, questo lo potete tarare come meglio vi pare e piace, 50, 70, 100 grammi, senza alcun problema ragazzi.
Per il resto, tutto il resto dei prodotti li trovate sul sito. Qualsiasi informazione potete contattarmi o via telefono o su Instagram o magari possibilmente direttamente via email. Va bene? Buon mare, a presto!